benvenuti nel canale. Oggi, come avete visto dalla copertina, stiamo andando a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, un paese di circa 5.000 abitanti, dove dal 51 al 64, quindi in 14 anni, sono stati girati 5 film di Don Camillo e Peppone. E se sapete se li fanno ancora per la TV, beh, lasciatelo scritto nei commenti. E noi andiamo. Entrata del paese. Ed eccoci arrivati. In questa piazza furono girati tutti gli esterni di tutti i 5 film, mentre gli interni furono girati a Roma, a Cinecittà. Cittadini, domani tutti alle urne, fate il vostro dovere. Chi non vota, vota per la lista comunista. Ed ecco le sedi dei due protagonisti di questi film. Questa saga cult degli anni del dopoguerra nasce dallo scrittore e giornalista Giovanni Guareschi e raccontano di una sana rivalità politica tra un sindaco comunista, interpretato da Gino Cervi, e di un prete impegnato nella propaganda della Democrazia Cristiana, interpretato dall'attore francese Fernandel. E adesso vi porto in chiesa a vedere il crocifisso originale usato durante le riprese di tutti i 5 film. Infatti Don Camillo parla direttamente col Cristo raffigurato nel crocifisso dell'altare, che rappresenta la sua coscienza, il quale gli risponde saggiamente in tutte le situazioni. E qui a sinistra c'è la statua di Gesù. Oh, guarda chi si rivede, Don Camillo. Questa era la statua con cui Don Camillo parlava e se fate caso sotto a livello della testa c'è un taglio perché veniva sostituita con altre 4 teste e questa statua è stata creata appositamente per il film e qui ne troviamo solo una, le altre 4 teste sono a Cinecittà a Roma. È proprio qui dove si fanno i biglietti per visitare tutti e 3 i musei al costo di 6 euro. Iniziamo con la nostra visita. Saliamo direttamente al primo piano dove troviamo una ricostruzione del set cinematografico dei film di Don Camillo e Peppone e una serie di fotografie di fuoriscena. E qui incontriamo il signor Gianni che ci racconta l'esperienza avuta a 10 anni durante le riprese dei film. La Madonna di Satova, suona delle campane. L'ultimo piano è dedicato alla vita contadina e all'alluvione del 1951 che colpì anche Brescello. Dall'ufficio turistico dove fate i biglietti entrate qui sul museo archeologico, si visita tutto il museo archeologico e poi
dall'interno si passa al museo Don Camillo e Peppone e si esce da questa parte proprio vicino al carro armato. Adesso entriamo nel museo archeologico, che poi è collegato al museo Don Camillo e Peppone. Noi andiamo direttamente su per visitare il museo di Don Camillo e Peppone. In questo museo numerosi sono i cimeli legati alle riprese della serie, tra cui la moto di Peppone, l'abito talare di Don Camillo, le biciclette dei protagonisti usate nella scena finale del terzo film e numerose locandine e foto delle riprese. E il proiettore con cui venne mostrato il primo film nel 1952 al Cinema Verdi di Brescello in prima mondiale assoluta. E all'uscita del museo troviamo il Sidercar. Chissà dove si è andata a cacciare. Qui. Ma non parlavo. E questo è il carro armato usato nel terzo film, ovviamente non è l'originale. E ora andiamo proprio dietro al museo. E dietro al museo troviamo la locomotiva del treno con cui al termine del primo film Don Camillo viene mandato in esilio sui monti dal vescovo a seguito di una sua bravata. Allora, un aneddoto che abbiamo scoperto è che durante le pause pranzo dei film e dentro le trattorie Gino Cervi pranzava con tutti sulla sala comune dove c'erano camionisti di passaggio, parte della troupe, e invece Fernandel mangiava su una stanza riservata solo per lui e doveva essere servito sempre solo dalla stessa cameriera. Era molto riservato, addirittura finite le scene girate nei film non si cambiava neppure d'abito e col suo autista e il suo manager ritornava in albergo. Ovviamente questo paese vive di turismo grazie a questi film che sono stati girati qua, pieno di localini e di angoli da visitare. Adesso noi stiamo per arrivare alla campana che era nel film Don Camillo Monsignore. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link con tutte le informazioni per visitare i musei di Brescello. Peppone! No, il pattocchio non c'era. Io al posto tuo ringrazierei Dio, perché se c'era...
Ed eccoci anche alla fine di questo video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate pure i vostri commenti sotto e noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao!